Donatello, il Rinascimento. Una mostra storica e irripetibile che mira a ricostruire il percorso eccezionale di uno dei maestri più importanti e influenti dell'arte italiana di tutti i tempi, a confronto con capolavori di artisti a lui contemporanei quali Brunelleschi e Masaccio, Mantegna e Giovanni Bellini, ma anche successivi come Raffaello e Michelangelo. Curata da Francesco Cagliotti, professore ordinario di storia dell'arte medievale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Donatello il Rinascimento ospita circa 130 opere tra sculture, dipinti e disegni con prestiti unici, alcuni dei quali mai concessi prima, provenienti da quasi 60 tra i più importanti musei e istituzioni al mondo. Siamo nel Salone di Donatello, che è non soltanto il cuore del percorso museale dell'antico Palazzo del Podestà, ma è un salone iconico per tutto quello che è stata la fortuna di Donatello tra fine 800 e inizio 900, perché dopo il 1887 e dopo quello che venne allestito al Bargello, il padre del Rinascimento ebbe una nuova fortuna non solo in Italia ma in tutto il mondo, anche da un punto di vista di collezionismo e celebri acquisti di Stato. La mission di Palazzo Strozzi è portare a Firenze eventi incredibili, internazionali, eventi di standard mondiale. Palazzo Strozzi lo riesce a fare sia nel contemporaneo che nell'antico. Naturalmente le mostre d'arte antiche sono un po' meno numerose rispetto alle mostre d'arte contemporanea, ma sono comunque parte importantissima del nostro calendario. E proprio questa collaborazione col Bargello, infatti la seconda collaborazione dopo quella fortunatissima di Verrocchio 3 anni fa. Distribuita su 2 sedi, Palazzo Strozzi e il Museo Nazionale del Bargello, la mostra propone un viaggio attraverso la vita e la fortuna di Donatello articolato in 14 sezioni. Da segnalare una sezione speciale dedicata all'influenza di Donatello sugli artisti a lui successivi, tra cui Raffaello, Michelangelo e Bronzino, testimoniando così l'importanza capitale della sua opera per le vicende dell'arte italiana. Donatello ha rivoluzionato la storia dell'arte, l'ha ribaltata di 180 gradi, ha fatto molto di più perché si è reso conto che la scultura di cui lui era massimo rappresentante aveva dei forti limiti rispetto alla pittura, e quindi per far questo ha scatenato delle forze notevolissime, ha rotto, diciamo così, le catene della scultura e l'ha messa in mezzo al pubblico, confondendo il pubblico con degli spiazzamenti che a volte ritroviamo più tardi soltanto nella fotografia e nel cinema. Il progetto ha anche una dimensione internazionale grazie alla collaborazione con la Statische Museum di Berlino e il Victoria and Albert Museum di Londra, che terranno le rispettive mostre sull'artista dal 2 settembre 2022 all'8 gennaio 2023 presso la Gemäldegalerie Gallerie di Berlino e nella primavera del 2023 presso il Museo Londinese. L'esposizione si espande poi in tutta la città di Firenze e nella regione toscana grazie anche alla collaborazione con le più importanti istituzioni culturali del territorio. Donatello, il Rinascimento, sarà visitabile a Palazzo Strozzi e al Museo Nazionale del Bargello fino al 31 luglio 2022.